Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Bene, continuiamo il nostro viaggio in questa meravigliosa lettera agli Efesini, dove oggi seguiamo ulteriori sollecitazioni ed esortazioni molto molto belle. Siamo nel quarto capitolo, abbiamo letto i primi 16 versetti. E comincia questa sezione appunto con un'esortazione di San Paolo, che si definisce il prigioniero nel Signore. Bellissimo. Solo riflettere su questa espressione, prigioniero nel Signore. Una prigionia che paradossalmente l'esaltazione massima della libertà. Solo quando saremo imprigionati perfettamente nel Signore, quando staremo belli che persi nel labirinto del suo amore e della sua volontà, saremo veramente felici. E quindi questo prigioniero, lui che ha gustato la bellezza del, come lui scrive, non sono più io a vivere, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivono nella carne, io la vivo nella fede del figlio dell'uomo, avrebbe scritto in una delle sue 14 lettere, questo è essere prigioniero del Signore. Quindi esorta i suoi, questa comunità tanto amata di Efeso. Efeso era un centro importantissimo della Chiesa primitiva, sappiamo benissimo che il libro dell'Apocalisse contiene una lettera all'angelo della Chiesa di Efeso, che San Giovanni stesso ebbe molto a che fare con Efeso. Comportarvi, letteralmente camminare per il pateo, e in maniera degna, più che in maniera degna, camminare sì, degnamente secondo la vocazione che avete ricevuto. Anche qui letteralmente sarebbe la vocazione con cui siete stati evocati, cioè Clesis è il nome e Caleo è il verbo, che sono la stessa identica radice. E qui comincia con ogni umiltà, traduce il testo italiano, mansuetudine e pazienza. Ora, umiltà in greco si dice tapenosis. Ha guardato l'umiltà della sua serva, si è già magnificato, si trova il sostantivo tapenosis al dativo, ha guardato all'umiltà della sua serva. Ma qui non c'è tapenosis, ma c'è tapenophosiones, che non è una semplice umiltà generica, ma è l'umiltà della mente, l'umiltà dell'intelligenza. Mi fermo un po' su questa virtù, perché comportarsi in maniera degna della vocazione che abbiamo ricevuto è proprio dipende quasi totalmente dall'esercizio di queste virtù. L'umiltà della mente, l'umiltà dell'intelligenza, che significa? Questa è una virtù che si può facilmente acquisire, si acquisisce facendo un duplice esercizio: contemplando la grandezza ineffabile e i capolavori infiniti compiuti da Dio e dalla sua grandezza, e confrontandoli con la nostra strutturale, io la chiamo così, miseria, pochezza, debolezza, che ci fa sentire piccolissimi grazie a Dio, e quindi anche ci libera da ogni atteggiamento superbo, arrogante, presuntuoso, orgoglioso nei confronti del prossimo. È un fatto molto profondo, perché dall'umiltà dell'intelligenza poi si scende e sgonga l'umiltà del cuore, no? L'umiltà del cuore è una grandissima virtù,
che è il desiderare di scomparire, la ritenere dell'umiltà del cardinal Melli del Valle lo esprime in maniera perfetta. Fa che altri siano amati più di me, fa che altri siano lodati più di me, che gli altri possano essere considerati e venga messo da parte, che io sia considerato un buono a nulla e gli altri capaci di tutto. Ma non si arriva a questo se non si parte dall'umiltà dell'intelligenza, quella che Santa Teresa tanto lodava e che ci mette nella verità, una verità che porta una grandissima pace nel cuore, non fa venire la depressione. Che noi abbiamo questa duplice realtà, abbiamo una bellezza intrinseca nostra e ineffabile, perché la nostra anima è creata al Signore. Noi non la conosciamo, non sappiamo quanto è bella, non sappiamo le sue dotazioni. E però purtroppo abbiamo quest'anima che è stata ferita, macchiata, vulnerata, e poi purtroppo abbiamo la nostra buona volontà che fa un sacco di guai. E quindi c'è questo paradosso, c'è questa immensa bellezza e grandezza che coesiste con una purtroppo non gradevole bruttezza e enorme miseria e piccolezza. Questa è la tapeno fossione, l'umiltà della mente. Poi pazienza, anche qui pazienza, prautes in greco. Dobbiamo capire bene cos'è. Meglio sarebbe tradurla come fa la traduzione del 2008 della 6: longanimità, avere un'anima grande, un'anima lunga. Testo che significa che è saper investire sul lungo periodo. San Paolo dice la stessa cosa in un'altra sezione della lettera, dicendo queste parole: le sofferenze della vita presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere rivelata in noi. La pazienza è la capacità di soffrire e quindi di accettare tutte le cose un po' sgradevoli e pesanti, anche le prove, anche i tempi a volte dell'agire di Dio, che non interviene subito, ha i suoi tempi. E a noi questi tempi sembrano, a volte non arrivano, finiscono mai. Non è così per l'Altissimo, però siccome a noi sembra che questi tempi non finiscano mai, c'è bisogno appunto di una pazienza, cioè di una capacità di saper attendere e nel frattempo sopportando, nel frattempo abbracciando con amore le difficoltà, le sofferenze. Questa è la sfaccettatura profonda di questo termine. E pazienza. Quindi avere questo cuore longanime. E poi c'è la mansuetudine. Guardate che pazienza è manuhiumias in greco, udo lapsus, che significa proprio letteralmente la macro in greco, no? La macroeconomia, macroscopico diciamo in italiano, quindi un animo grande. E poi anche qui c'è la mansuetudine. Però anche qui è una mansuetudine un po' particolare, dobbiamo un attimo comprendere che ci viene in mente noi quando pensiamo a mansuetudine. Il termine fa pensare a, anche qui, non una semplice, come dire, mitezza, no? Ma a un qualcosa di più profondo. Si tratta di un atteggiamento che rende sempre mansueti e dolci, ma causato dall'umiltà. Mi spiego. Quando noi reagiamo in maniera,
nervosa o villana dinanzi a tante cose. Non c'è un problema soltanto di ira, ma c'è anche un problema di mancanza di umiltà. Per esempio, come si permette questo di trattarmi in questo modo? Noi pensiamo. E quindi reagiamo in maniera magari scomposta o innervosita. Poi ci andiamo a confessare e diciamo: ho mancato di pazienza. Anche. Ma prima che aver mancato di pazienza, hai mancato di umiltà, perché tu hai reagito perché dici: come si permette questo di trattarmi in questo modo? Ecco, questa è l'assenza di mansuetudine. Gesù cosa dice? Imparate da me che sono mite, mansueto, stesso termine, e umile di cuore. Gesù se le prendeva tutte le umiliazioni, non perché pensava di meritarle, ma perché ce le meritiamo noi e lui se le prese per noi. Allora, un cuore soprannaturalmente mansueto è uno che si ritiene, appunto perché è umile, questa mansuetudine viene subito dopo l'umiltà della mente nell'elenco di San Paolo. Siccome io sono umile, quindi mi ritengo degno di nulla, se qualcuno mi tratta male, sì, sicuramente pecca. Però io dentro il cuore dico: ricordate Davide quando il figlio Simei della stessa casa di Saulo, mentre lui stava scappando dal figlio sul monte degli ulivi, e gliene dice un sacco una sporta: vattene via, brutto, sanguinario, ti sta bene tutto quello che ti è successo, vedi che hai fatto. E uno dei suoi uomini dice: senti un po', fammi andare a tagliare la testa a questo screanzato che ti tratta in questo modo. E Davide dice: ma io che ho da fare con voi, figli di Zeruia? Se lui mi sta maledicendo è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide. Speriamo che, guardando la mia umiliazione di oggi, egli abbia pietà di me. Ecco, questa è la spiegazione del termine protetos. Cos'è la mansuetudine? Davide sì, ha sofferto, ma si riteneva degno di quelle cose e quindi le sopportava con amore. Tempo per la meditazione è finita, restano ancora altre cose, ma San Paolo non sarà molto contento. Però queste tre virtù, umiltà, mansuetudine e pazienza, da volte abbiamo visto l'umiltà della mente e mitezza fondata sull'umiltà e longanimità, la capacità di sopportare nel tempo le prove e le sofferenze. E poi ci manca anche sopportandoli a vicenda con amore. Ecco, questa è una conseguenza, no? Perché non sopportiamo il prossimo? Perché non siamo né umili, né mansueti, né pazienti? E cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Tenere sempre la pace con Dio, con noi stessi e con tutti. È un passaggio chiave questo. Queste tre virtù con le due corollarie sono dopo la base per un comportamento degno della vocazione che abbiamo ricevuto. Noi siamo discepoli di Gesù, siamo cristiani. Cosa ha detto Gesù? Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Umiltà e mansuetudine. E quanto è stato paziente il nostro Signore, quanto ha sopportato. E quanto ci ha sopportato. Siamo andati a sopportare gli apostoli. Ha amato Giuda fino alla fine, lo ha difeso, lo ha protetto perché non lo ammazzassero fino all'ultima cena compresa. No? Bene, nel silenzio adesso della nostra preghiera chiediamo al Signore che ci dia queste disposizioni, che ce le dia ad esercitarle, che ce le faccia grandemente stimare e che se ci faccia crescere. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.